The world is always changing. We have to look to the past to find what doesn't change. In un mondo che cambia in continuazione, si può solo guardare al passato per trovare certezze. Con questo messaggio il regista di Hong Kong Wayne Wang parte dal racconto del 2005 di Lisa Si, Fiore di neve e il ventaglio segreto. Her name was Snowflower. Il film, basato sul bestseller, si muove tra passato e il presente della Shanghai di oggi. Protagoniste due amiche. Si tratta probabilmente di reimmaginare, perché il libro nelle sue 400 pagine ha così tanti dettagli ed eventi importanti. Il trucco è condensarlo abbastanza ma essere ancora in grado di rispettare l'essenza della storia. Una storia che parla di amicizia tra donne, ignorate e maltrattate all'inizio del XIX secolo. La storia racconta due amicizie tra donne, una nel passato e una al giorno d'oggi. L'amicizia del passato nasce con un Lao Tong, ovvero un rituale tipico dei primi dell'Ottocento nella regione cinese dello Hunan, e che consiste in una promessa di amicizia che sarà tenuta viva solo con messaggi scritti, in un linguaggio segreto e ignoto agli uomini, chiamato Nushu. Then usually communicate to each other in what's called Nushu, which is a woman's language, a secret language that men didn't understand. Il film è nelle sale dal 15 luglio. I'm writing a book. It's about the old days. But I think it's really about us. Experience an extraordinary friendship. We are in the chase of a woman. That is strong enough to last lifetimes. Our destinies are tied forever.